si è tenuto il 75esimo anniversario dell'eccidio di Cervarolo, come ogni anno una tradizione per ricordare in questa giornata toccante quegli efferati episodi di 75 anni fa appunto. La commemorazione si è svolta con un corteo che è partito dal centro del paese verso l'Aia e poi la santa messa officiata dal parroco di Cervarolo, Don Giuseppe Gobetti, poi è stata animata anche da un gruppo dei ragazzi dell'Istituto Comprensivo di Villa Minozzo. Hanno partecipato i sindaci della zona montana di Reggio e di Modena, il vice prefetto di Reggio Emilia e tutte le associazioni combattentistiche e partigiane della zona. Purtroppo l'eccidio di Cervarolo è una strage impunita. I documenti della strage furono ritrovati. Cosa che ti fa capire cosa è successo, cosa è accaduto. Come dico sempre, ci sono ancora. Sono arrivati il 19, gli uomini, il nostro Don, li aveva avvisati di andare nel bosco perché arrivavano i tedeschi. Lui si vede che lo sapeva da qualche parte. Infatti erano andati via tutti gli uomini, eravamo solo le mamme e noi bambini. E arrivarono il 19, ma trovavano, come mai c'è solo bambine? E donne, se sono andati nel bosco fateli venire, non ci facciamo mica niente. E infatti alla sera giravano il paese, si vedono che guardavano il paese, come potevano fare. E alla sera sono ritornati giù i nostri uomini, ma la mattina non si poteva più muovere nessuno, perché era ancora notte. Venivano di qua con le camionette, pieno di tedeschi, pieno. Sono arrivati in paese, hanno incominciato a buttare giù porte, a buttare fuori quello che c'era, poveri, eravamo poveri, ma quello che c'erano buttavano tutto fuori dalla porta. Io e mia mamma abbiamo detto proviamo ad andare giù in fondo al paese a vedere se si può andare. Siamo andati giù, abbiamo visto Costi Ennio e Costi Lino lì davanti alla porta. Beh, girati in qua erano morti, li avevano uccisi. E alla sera, verso le 6, ci hanno mandati via. Siamo andati giù per i boschi. Si vedeva già bruciare lassù in cima al paese, era incominciato a bruciare, bruciava tutto, c'era un fuoco che faceva paura. Siamo andati giù nei boschi, siamo andati a dormire a Landibash, nelle case laggiù di Landibash. E alla mattina quando siamo ritornati su era tutto, c'era ancora il fuoco lì in mezzo, c'era ancora il fuoco, avevano acceso il fuoco. Erano tutti morti.